Salve, mi chiamo Emiliano Lanci, oggi ci occupiamo di difesa personale. Proprio oggi siamo a Modena nella palestra Shoot Team e proprio in questa data stiamo formando i primi istruttori di questo sistema di difesa personale che appunto ribattezziamo TAU, Tactical Advantage Use, uso al vantaggio tattico. E come dicevo è un progetto che sta partendo da Modena, quindi ho anche un certo orgoglio di presentare questa cosa, però è un progetto nazionale che cerchiamo appunto di diffondere questa disciplina, che poi non è una disciplina ma è un cercare di analizzare dei punti a scopo di autodifesa e difesa personale, che avrà un coinvolgimento a livello nazionale. TAU sta per Tactical Advantage Use, tradotto in italiano uso al vantaggio tattico, proprio perché veniamo un po' dal mondo degli sport da combattimento, quindi una delle caratteristiche fondamentali degli sport da combattimento è che pur all'interno di regolamento le tecniche che applichi sono tecniche comunque reali. Riteniamo che in occasione appunto della vita di tutti i giorni, subendo purtroppo un'aggressione o magari in una colluttazione dove non c'è niente di prescritto, non c'è niente di codificato e soprattutto tutto si svolge nell'immediatezza e nell'improvvisazione, riteniamo importante che una persona si debba muovere cercando di anticipare il più possibile la situazione. Riteniamo che uno si debba avvantaggiare tatticamente. Avvantaggiare tatticamente vuol dire entrare in un sistema che non è solo il mero confronto fisico, ma diventa anche un po' tutte quelle tattiche, tutte quelle strategie che una persona dovrebbe imparare per autodifendersi. Questo un pochino è l'obiettivo di quello che noi stiamo cercando di portare avanti con questo corso. Il corso è aperto a tutti, non bisogna assolutamente essere dei praticanti di arti marziali o dei militari per praticare questa cosa, ma cerchiamo appunto di diffonderlo e di cambiare in un certo senso proprio la mentalità, l'approccio alla difesa personale, quindi direi proprio che è aperto a 360 gradi. È logico che i programmi saranno suddivisi non solo per livelli ma anche per un corso rivolto alla autodifesa femminile affronterà determinate tematiche, ciò che si occupa per esempio della difesa militare ne coinvolge altre, in riferimento magari ad atleti o a praticanti più esperti avrà un altro tipo di programma, però l'obiettivo è proprio quello di lavorare sulla cultura dell'autodifesa.